God Save the Vintage e videogame spiegati da gentleman, Elden Ring e le avventure di Manuto. Buongiorno ragazzi, e volevo iniziare su God Save the Vintage questa nuova avventura su Elden Ring. Ok, dobbiamo scegliere la classe iniziale. Cavaliere errante, guerriero nomade, eroe, fuorilegge, figo fuorilegge. Samurai! Anche il samurai non è male, ma mi sa che opto per il samurai. Vitalità, tempra forza e destrezza. Sì, opto per il samurai. Nome, qualcuno capirà. Vai. Vediamo quanto tempo ci vorrà prima di morire. Gli ultimi tapini arrivati, però ci faremo valere. Spero. Abbiamo già la Uchi Katana, che è ottimissima come arma. 115 danno fisico, basato su forza e destrezza. Dito pizzito di senza luce. Andiamo a vederlo subito. Sbaglierò 18 volte i tasti. Cercherò di evitare di leggere troppo i messaggi. Vedo già macchie di sangue. Chi conosce il gioco sa che può succedere di tutto in qualsiasi momento. Si accettano scommesse. Quanto tempo ci vorrà ora che muoio male? Nebbia gialla. Area ampia. Un po' di macchie di sangue. Ah, immaginavo. Cazzo sei? Un costrutto tipo? Un abominio? Affanculo. Non è che le pozze. Ok, ancora un colpo e sono già morto. No! Ah no, è vero che dovevi morire contro questo. Cioè, penso che i pro player riescano magari anche a farlo fuori, ma non sono un pro player. Sì, ora ricordo. Bisognava morire contro quello. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Okay. Subito il sendoro. Abbiamo aggiunto praticamente le ampolle rosse ti guariscono la salute, le ampolle blu ti ridanno il mana, tra virgolette. Il mana non servirà più di tanto, quindi le mettiamo tutte sulla cura. Ne avremo bisogno. Importante la foresta raffreddata in scudo, ovviamente. Questo non parlo. Sento scoccare delle frecce. Ok, quindi se io metto l'arco devo fare
Così, ok. Dai, vediamo se sono buono con l'arco. E consuma il mana. Questo non me lo ricordavo. Al posto dei falò si useranno anche questi. Nebbia. Niente male. Ma la luce katana è forte. Non c'è niente da fare. Beh, direi che i tasti li abbiamo capiti. Ci riposiamo, almeno ci curiamo. Qua, se non mi ricordo male, quella chiave di pietra che abbiamo letto prima serve ad aprire questo muro di nebbia. Quindi finché non le abbiamo non... Vedi? Chiave spada di pietra. Usare non ne abbiamo. E più avanti dovremo usarle. Bella. C'è qualcosa qua intorno? No. Direi di andare su. Personaggio Hatamoto se lo sta cavando abbastanza bene. Oh. Figata. C'è qualcuno? Oh yes. Tarnish, come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. For you, however, there is one shining ray of hope. Even the maidenless. Are you familiar with Grace? The golden light that gives life. Penso sia quella che abbiamo visto prima. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. Okay. That is the guidance of Grace. A path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, okay. Even if it leads you to your grave. Tanto ci moriremo comunque 10.000 volte. Quel cavaliere lì, io me lo ricordo. Direi che adesso non è il momento di affrontarlo. Raccogliamo un po' di materiale. Un edificio sempre bene controllare, che in caso di morte torniamo in vita qua. Ok, questo non so perché mi ricorda Babbo Natale, ma va bene. You're a tarnished. I can see it, and I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase it for something? Vediamo. Basati su forza e destrezza, niente male. Un telescopio, potremmo usarlo per guardarci intorno. Questo qua è l'oggetto per vedere
gli altri giocatori che vogliono essere evocati, dovremmo prenderne un po'. Ah, ok, grazie a questo possiamo crearci oggetti da soli. Quante monete abbiamo? 608 monete. Poche. Frecce. Torcia la prendo al volo. Cacchio, c'era anche uno scudo. Resistenza di danni, però 85 non è abbastanza. Voglio uno scudo che pari il 100%. Lo troveremo più avanti. Prendo qualche freccio. Parliamo. Sapere, potere. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Regalamelo allora, no? Ah, ci dà sempre la direzione da prendere, di là. E noi lo seguiamo. Direi che per formare un po' di punti ideale. Ok. Cinghiale. Sento un rumore. Ah, questi quelli che ti danno oggetti speciali o abilità speciali. Sì. Scarabini della lacrima, esistono scarabini? E crimisi, sconfiggili per riempire l'ampolla. Ah, non mi serve adesso. Un altro soldato di pattuglia. Mi ha sentito probabilmente combattere contro quello scarabeo. Mi piace per te. No, non è vero. Ok. C'è una grotta. Sopravvesse. Ci dici di andare di là. Mai un'occhiata alla grotta la do lo stesso. Ci equipaggiamo la torcia che abbiamo preso prima. Andiamo a vedere dove andiamo. Dei resti, quello dei lupi. Moriremo male, lo so. Che cazzo ho saltato? Ossa sottili di animale. Là c'è qualcosa. Ci deve essere anche qualcun altro. Mi ha visto, attiriamolo. Cazzo, ce n'è un altro qua sotto. Vediamo un po' cosa dice. Vaso incrinato. Sono sempre un problema perché sono sempre in tanti. Area di un boss. Non so se ci conviene andare subito. Tornerei più avanti. Cerco di imparare. Adesso no. Bene, direi che possiamo tornare qua fuori e comprare qualche oggetto dal mercante. Ok, siamo fuori. Ma proviamo ad andare avanti. C'è qualcos'altro qua in cima.
cioè, vediamo se ci sono nemici particolari. Ok, questo sembra un campo dei soldati. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sono anche un bel po'. Ma provare a farne fuori uno in modo silenzioso dalla distanza. Vai, era in testa. Dai, attaccami. Bravissimo. Vorrei farmi vedere quello qua sopra. Siamo più attenti adesso, perché potrebbero avvisare gli altri. Possono essere degli oggetti interessanti per esserci tutte queste guardie. C'è quello col cane che fa la ronda e questo qua. Mi prendo di sorpresa. Cazzo, non ho visto. Mi sto cercando. Se non mi ricordo male, c'era anche un, tipo un capitano di questi qua, che era molto più forte. Eccolo là, il capitano. Cerchiamo di non attirarlo subito. Cazzo. Dai cane, vieni. Uno per volta, possibilmente. Va bene. Non erano due? No, non mi interessa. Va bene, meglio. Lì è il capitano. Devo far fuori almeno questo ancora prima di affrontarlo. A mezza vita con una fatality. Aia. Oh. Guanti del cavaliere. Diciamo che, non lo ripeto, con quest'arma rende tutto più semplice. Allora, abbiamo un punto di grazia qua. Lo accendiamo, ma non ci fermiamo a riposare, perché sennò ritornano in vita tutti.
Quindi noi lo accendiamo e basta. Se in caso di morte, ritorniamo qua. Ok, vediamo qua sotto cosa proteggeva. C'è da fidarsi? Direi di no. A volte sti scrigni compaiono dei mimic in Dark Souls. Vai. No. Niente. E questi dovrebbero essere quelli che mi aumentano la mappa. Sì, mappa di sicuro, credo. Cazzo, ma c'era un soldato. Va bene, dai. Ora, cosa possiamo fare? O accendiamo la pietra e facciamo ritornare in vita tutti, ma possiamo salire di livello. O torniamo dal mercante. Compriamo un po' di oggetti. La mappa mi dice di andare dentro di qua. Se non mi ricordo male, però, di qua si poteva tenere delle abilità speciali che mi aiuterebbero molto durante il viaggio, quindi andrei prima di là. Ah sì, dobbiamo andare a comprare gli oggetti dal mercante però. Ok, ciao Babbo Natale. Lo scudo non è così tanto buono. 85% di parata. No, direi di aspettare uno scudo migliore. Questo ci ha consigliato di prenderlo, crearci gli oggetti, va bene. Li comprerei. Questo per evocare altri giocatori in caso di bisogno. Ho riposato, quindi tutti i soldati, tutte le creature che abbiamo ucciso sono tornate in vita. Ottimo per formare. Dove siamo stati adesso? Che succede? Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Beh, ci hai riportato in vita, quindi ti ascolto volentieri. Cosa sull'occhio? Ah, perso un occhio. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength. To aid you in your search for the Elden Ring. Okay. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Beh, direi che ci fai livellare, quindi va bene. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Ah, il cavallo che avevi prima. Torrent has chosen you. Va bene. C'era il tempo, un nuovo livello, quanto mi costa? Your runes? Just let my hand rest. Share them with me. Non potrò permettermelo di sicuro, ma... Your thoughts. Your ambitions. Per aumentare i tuoi tributi, va bene. The principles 811. You would follow. Ok. Ok, torniamo dove eravamo. Farei un altro po' di farm. Anche solo vedere di affrontare il capitano. E poi per ora
smetterei. Aia, non pensavo che arrivavi fino a qui. Sei l'unico che sopravvive. Poi il bello di questa katana, dardo, non lo usiamo la palestra. È che ha anche una lunga portata. E lui, se non gli viene dato il comando non gliene frega niente. Va bene. Danni in quelli che credo. Tocca a te. Suona, suona. Ah, è chiamato questo. Dai, attaccami, attaccami, attaccami. Aia. Ora spaccarli al volo. Ecco così. 349 danni. Per un'arma a livello 1. Non male. Un tardo. Li venderemo, penso. Vediamo quanti danni facciamo così. Cazzo, uno per volta, ok. Ma si è litigato fra di voi, mi voglio. Uno solo. 47 punti. Sono qua. Colpo alle spalle, anche se ho l'arma a una mano, non ha, cioè a due mani non cambia i danni. Da ricordare. Ci manca soltanto questo. No, non sono finiti. Se no mi ricaricava le ampolle. Ok, ci ha ricaricato le ampolle, sono finite. Direi che torniamo al punto di grazia, che dovrebbe essere qua dietro da qualche parte. Perfetto. Inizia a piovere. Per oggi direi che può bastare.